Mi trovo in via Pupino, angolo con Corso Umberto. Guardate qui, circa un mese e mezzo fa fu incendiata una moto, un motorino, e nell'incendio le fiamme travolsero e distrussero l'impianto semaforico. Vedete ancora, ci sono tutti i resti appunto di questo rogo. Bene, è trascorso quasi un mese e mezzo, nessun intervento da parte della polizia locale, dell'amministrazione comunale, per provvedere a ripristinare appunto l'impianto semaforico. Vedete, qui non è un fatto estetico, assolutamente. Qui stiamo parlando di un fatto di una funzionalità estrema. Qui è un punto importante perché ci sono macchine che provengono da via Pupino e che vanno a incrociarsi con quelle che provengono da Corso Umberto, e qui ci sono stati anche degli incidenti perché il semaforo, come dire, dirigeva tra virgolette il traffico. Ora, a distanza di quasi due mesi, benedetti Dio, ci vuole tanto a ripristinare un impianto semaforico? Era stato fatto anche il sistema appunto di attraversamento per i non vedenti o gli ipovedenti, e quindi si è cercato in ogni modo di garantire la sicurezza. Ma a distanza di due mesi sostituire un semaforo, caro assessore alla polizia locale, non mi sembra un'opera titanica da realizzare con tanti soldi che butta l'amministrazione comunale, come i 7 milioni di e mezzo di euro per il 6GP. A questo punto mi domando, non ci sono i fondi per sostituire il semaforo rotto? Non c'è quella tipologia di semaforo? Non lo so. In ogni caso, comunque, un semaforo qualsiasi va messo. Poi magari si metterà quello ad hoc, quello magari abilitato, collegato con l'attraversamento pedonale per i non vedenti o gli ipovedenti, ma in ogni caso un semaforo, seppur ordinario, semplice, per garantire la sicurezza, deve essere fatto. Un'amministrazione, l'amministrazione Melucci, e qui mi rivolgo al sindaco ma mi rivolgo anche all'assessore alla polizia municipale Mimmo Ciraci, che sa scialacquare denaro pubblico con 7 milioni e mezzo di euro per il 6GP e poi non riesce a sostituire un semaforo. Non mi sembra una cosa... Non mi sembra chissà cosa sostituire un semaforo. Questo lo si fa nelle città normali in un batter d'occhio. Qui passano i mesi nella strafottenza assoluta. E la cosa ancora più grave e ridicola è che a pochi metri da qui abita uno di questi palazzi, lo diciamo genericamente, abita proprio l'assessore alla polizia locale Mimmo Ciraci. Quindi Mimmo Ciraci, quando esce dal portone, stranamente non vede questo, fa finta di non vedere? Signori, questi sono i soggetti che ci amministrano. Purtroppo i soggetti, Melucci, è stato votato dai cittadini. Speriamo che la lezione la si capisca.